15 ottobre per Global Project, siamo con Emiliano Viccaro di Uniti per l'Alternativa, al quale volevamo chiedere un pochino perché è importante essere qui oggi, perché è importante far ripartire l'Alternativa da un discorso, insomma, da una nuova apertura di movimento, e che occasione abbiamo oggi. È importante perché oggi è l'inizio di un'altra stagione di conflitto e di proposta alternativa dentro questa crisi. E per la prima volta una crisi globale si risponde con una mobilitazione globale che è partita dai soggetti colpiti da questa crisi, studenti, precari, le famiglie che non ce la fanno arrivare a fine mese. È un movimento moltitudinario che sta mettendo in crisi anche le forme di rappresentanza, ma che ha in sé anche la possibilità di costruire un percorso di alternativa e alla dittatura della finanza, che spazza via la sovranità per come l'abbiamo conosciuta. C'è la possibilità che i movimenti, mettendosi insieme, immaginando un'altra forma di democrazia, possano costruire davvero un'uscita dal basso dalla crisi. È anche molto la dimensione globale dei movimenti, insomma, che oggi è molto importante. Ci saranno cortei, manifestazioni in più di 80 paesi. Nelle scorse giornate abbiamo visto anche questo percorso italiano di Occupiamo Banca d'Italia, che ha parlato moltissimo a anche altre esperienze che abbiamo visto nel resto del mondo. Su questa dimensione globale, insomma, dopo tanti anni si riapre veramente uno spazio grandissimo. Sì, c'è una dimensione globale nei contenuti delle rivendicazioni, sul fatto che la gente, anche le persone comuni, si rendono conto che il predominio della finanza sulla vita delle persone è un fatto ormai inaccettabile, ma anche nelle forme. Le forme di protesta, di mobilitazione, sono forme oltre recinti identitari, sono forme di partecipazione diretta, sono forme del conflitto mature rispetto alla crisi che viviamo. E questa giornata non è un caso che viene costruita attraverso la mobilitazione a Banca d'Italia, che ha ripreso un po' lo spirito delle iniziative fatte a Wall Street o fatte a Madrid e in altre parti del mondo. E Banca d'Italia perché si individuano nelle banche il vero nemico rispetto alle politiche di crisi, e si cerca un'alternativa dal basso. Quello che abbiamo visto a Roma al Palazzo delle Esposizioni davanti alla Banca d'Italia è una cosa che non abbiamo mai visto per tipo di partecipazione, per qualità di discorso. Diciamo che è stato fondamentale perché questa mobilitazione ha messo al centro i contenuti della protesta, ha spazzato via, ha messo all'angolo i tentativi di costruire un discorso solo sull'ordine pubblico rispetto a questa giornata, e questa sarà una grande giornata sia di partecipazione che di indignazione. Ci sarà un grande corteo che vedrà migliaia di persone sfilare, e ci sarà anche un'articolazione di contestazione e di azioni che stanno dentro lo spirito di questa giornata. E ringraziamo Emiliano e ricordiamo che Global Project seguirà in diretta multimediale la giornata di oggi. Grazie.